Il Torino è un amore di famiglia, nel senso che mia mamma era del Toro, mio papà era del Toro, anche lui grande tifoso. Io ero tifoso del Toro tanto quanto il Milan, perché loro mi hanno proprio inculcato questa passione. A man with a clear vision, an entrepreneur who combined work and passion. Urbano Cairo has been Torino's owner and president for 18 years. Nel 2005 il Toro sta per fallire, non si iscrive al campionato. Allora mi chiama Chiamparino, il sindaco di Torino di allora, e mi chiede un incontro. Ci vediamo e lui mi dice: prenda il Toro. Io dico: ma, sindaco, siamo al 12 agosto, non ho mai fatto calcio, il calcio è una cosa molto difficile. Comunque, insomma, mi faceva piacere come di rilanciare il Toro. Mia mamma, grande tifosa, mi spingeva a prendere il Toro e quindi l'ho fatto. Noi siamo anche retrocessi un anno, purtroppo, nel 2009, quindi è stato un momento difficilissimo. Però siamo ritornati in Serie A, da allora abbiamo sempre mantenuto la categoria, facendo anche dei buoni campionati. Poi mi rendo conto che per i tifosi del Toro magari non sono abbastanza, perché è vero, il Toro era il grande Torino, era la squadra più forte d'Italia, quindi mi rendo conto che in confronto è un confronto assolutamente impari. Però insomma il calcio è anche molto cambiato. Despite making some important signings in the summer, the start of the season has been anything but exciting. 9 points from 8 games. Not the way coach Ivan Juric hoped to begin his third consecutive season at the helm. Qualche scintilla c'è stata anche più di una volta. Adesso abbiamo trovato un modus vivendi. Io lo lascio molto fare. Ho visto che lui ci tiene molto ad essere lui in charge, quindi non ho avuto difficoltà a fare un passo indietro e a lasciargli totalmente la libertà di fare tutto quello che vuole, che crede. E oggi i rapporti sono sicuramente molto migliori. Lui, se riesce a trasmettere quello che lui ha dentro, riesce a far svoltare tutto. In it comes from Lazaro, that came off Zapata and swept home by Buongiorno. He's committed his future to the club. Buongiorno è rimasto al Toro ed è rimasto molto convinto. Io l'ho visto crescere veramente in maniera esponenziale. Cioè ha acquisito una convinzione, una forza. Ha marcato Lukaku in un Toro Roma di qualche settimana fa, in cui ha retto il confronto one to one in maniera incredibile contro un giocatore della forza e della stazza di Lukaku, che è difficilissimo da marcare. Io ho un contratto con lui fino al 2028. Se Buongiorno rimane con noi, sono felice. Se uno vuole fare veramente delle cose straordinarie, come Radonjić può fare, il talento va anche un po' disciplinato. Lui deve fare quello per cui, come dire, lui è venuto sulla terra per farci vedere delle cose straordinarie, ma con grande continuità. Juric's men have to dust themselves off after the derby defeat as Inter are coming to town. Title contenders with a 100% record on the road this season. But Cairo believes that giants can be toppled. Lautaro Martinez! He's made of different stuff! Io credo che il Toro se la possa giocare con chiunque. Credo che Juric abbia la voglia di giocarsela con chiunque. Io credo che anche noi abbiamo dei calciatori che hanno delle grandi qualità. Non è detto che tra Davide e Golia vince sempre Golia. Anche noi abbiamo qualcosa che secondo me magari loro possono non avere, cioè la voglia di vincere, la voglia di crederci.